al papà Buggy. Zampa avanti. Chi è? Uno e due e vai così. Non è niente male. Al papà Buggy. Forza, avanti. Non stancarti. Non stancarti. Non smettere, Marshall. Era fantastica. Sì, dovresti essere il cantante della nostra band. Cantare davanti a tutti. Neanche per sogno, sarebbe troppo imbarazzante. La 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 la. Ehi, Rubble, e tu invece? Canteresti nella nostra band? Oh, finalmente l'hai chiesto. Il grande Rubble, eccolo qua! Di oggi. Anche tu! Coraggio, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto! Non sarei di nessun aiuto! Ma questa è la band della Paw Patrol! E va bene, ci provo, eh! Attacca! Amo scavar, amo abbaiar, nel fango correre per giocare. Continua tu, Marshall! Ma... Io... devo andare! Che ti succede? Non avrei mai dovuto provare a cantare. Oh. Ops. Scusa, Chase. Te lo vado a riprendere. Salve, signor Hall. Ciao, Ryder. Avrei bisogno del tuo aiuto. Stavo scavando nel campo di patate quando, senza accorgermene, ho rotto un tubo dell'acqua. Bene, chiude il rubinetto dell'acqua in attesa del nostro arrivo. Marley dice, ho sete, fate in fretta. Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso. Però devo dire che sono veramente straordinari. Sì, ma anche noi faremo un'ottima figura. No, se Rubble non arriva in tempo non so come finirà. Spero che faccia in fretta. Bel lavoro, Rubble. Adesso porta via quel vecchio tubo. Coraggio, Cicaletta! Muovi le penne della coda! La polca di Cicaletta! Le torte del numero del signor Porter mi stanno facendo venire una gran fame! Anche a me! Forse il prossimo anno dovremmo iscriverci alla gara per chi mangia più torte! Bravo, signor Porter! Sì, lo sapevo, è davvero squisita. Bene, signore e signori, ora facciamo un bel applauso per il signor Porter e le sue torte. E adesso tocca alla band della Paw Patrol. Coraggio, cuccioli, tocca a noi. Sbrigati, Rubble. Ottimo lavoro, cuccioli. Può aprire. Ora vediamo se funziona tutto. Wow! Beh, mi serviva proprio un magneto prima dello spettacolo. Grazie, Paw Patrol. Ora il campo avrà l'acqua di cui ha bisogno. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Coraggio, andiamo! Dobbiamo correre al talent show. In bocca al lupo, cuccioli! Tranquillo, Marshall. Non devi cantare se non te la senti. Ma non vorrei deludere la band della Paw Patrol. Sì! Amo scavar, amo abbaiar, nel fango correre per giocare. Muovere la coda un po', riposare solo un po'. Ma se vuoi un po' d'aiuto, puoi chiamarmi, sì. Zampe in su, zampe in giù, adesso urla anche tu. Na 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 na.
abbiamo bisogno dell'ultima frase per la nostra canzone. Che ne dici di... E voglio mangiar pizza in quantità! Oppure la tartaruga è lentissima! No! Ehi, volendo possiamo dire anche così! Na 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 na! Ciao cuccioli, come procede? Abbiamo un problema con il finale della nostra canzone. Lo troverete. Grazie, Ryder. Spero che nevichi per il meraviglioso spettacolo d'inverno. Nevicherà. Nevica sempre per il meraviglioso spettacolo d'inverno. Di sicuro piacerà ai nostri ospiti. Ospiti? Quando arrivano? Sono. Hola, Paw Patrol. Ciao a tutti. Carlos. Ciao. Come va? Ecco, io sono molto emozionato di rivedervi e non vedo l'ora di ammirare la neve! A proposito di neve... Sarà fantastico! Si può andare sullo snowboard, fare un pupazzo di neve e... Cosa? Che bien! La mia prima neve! Sarà una gita grandiosa! A presto! Che c'è? Perché hai detto a Tracker che ci sarebbe stata la neve? Guarda, non c'è una sola nuvola in cielo! Non volevo rattristarlo, e poi nevica sempre il giorno del meraviglioso spettacolo d'inverno. Allora come facciamo a far nevicare? Non possiamo! Nevica quando fa molto freddo, quindi le nuvole creano ghiaccio anziché acqua. Ghiaccio! Ricevuto! Ali! Farò cadere questo ghiaccio nelle nuvole, così nevicherà! Non è in questo modo che nevica, Sky! Ah. Dai, mi hanno colpito dei cubetti di ghiaccio. Scusa, Jake. I cuccioli vogliono far nevicare. Mi è venuta un'idea. Jake, possiamo lavare il tuo furgone? Certo, ma perché? Perché dici sempre che ogni volta che lavi il furgone piove. E dato che fa tanto freddo, potrebbe nevicare. Oh, Everest, ma io scherzo quando dico quella cosa. Lo so, ma proverei di tutto per far nevicare. Ancora niente neve, ma abbiamo creato un bel ritmo lavando il furgone. Potremmo anche ballarci. Sì, che idea, cuccioli, la danza della neve. Sì, se balliamo strabene la neve potrebbe scendere a guardarci. Sì. Neve, dai, vieni giù, ora puoi scendere tu, sì. Faremo tutto per te, ma vieni giù, giù, giù. Bel ballo, cuccioli! Ed ora arrivano gli ammiratori! Ehi! Ciao, Ryder! Tracker, Carlos, vi presento Jake ed Everest! Everest, incantato! Sono davvero felice di conoscerti! Altrettanto! È quella la neve! Guardate, così bianca e morbida! Neve! La neve! Tracker, aspetta, quella non è... neve! Se pensate che i pinguini pattinatori siano stati spettacolari, aspettate di ascoltare il nostro Paw Rock nuovo di zecca! Dacci dentro, Paw Patrol! Abbiamo scritto una canzone appositamente per questo spettacolo, gente! Ma non abbiamo ancora scritto l'ultimo verso, ricordate? Siamo la Paw Patrol! Inventeremo qualcosa! Immagino di sì! E uno, e due, e uno, due, tre! Che freddissima giornata! L'aria fuori è congelata! Il ghiaccio in strada fa scivolar! Ma qui dentro non vogliamo restare! Qui dentro non vogliamo restare! Qui dentro non vogliamo restare! Na 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 na! Na 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 na! Potrai pensare che siamo sciocchi! Mentre veniamo come ranocchi! È una giornata gelida! Ma siamo felici perché ne... Compari e compagni, resteremo amici per sempre, io e voi. Sì, è così, siamo tutti amici. Io sono amico tuo, tuo amico mio, grandi amici siamo qui. Compare, collega, amico di noi. Puoi dirlo in cento modi, quel che conta lo sai.
Filas! Sadiki! Sei grande tu! Siete splendidi amici voi, e così anche tu! Sì, è così! Siamo tutti amici, io sono amico tuo, tuo amico mio! Grandi amici siamo qui! Compagni, resteremo amici per sempre, io e voi. Tovaris! Sei grande tu, siete splendidi amici voi, e così anche tu. Sì, è così, siamo tutti amici, io sono amico tuo, tuo amico mio, grandi amici siamo. Ci picchia! Ah, le cartoline! Scala! Aiuto! Aiutatemi! Che strana giornata! Bravo, Marshall! Fermo, fermo, basta! Ehi! Questa sì che si chiama amicizia! Grazie per averci aiutato a recuperare le cartoline, signorina Marjorie. Andate a consegnarle subito, però. Le persone le stanno aspettando. Ciao, Ryder. Che succede, Marshall? Fare nuovi amici è il modo migliore per festeggiare la giornata dell'amicizia. Hai ragione. Marshall, hai perfettamente ragione. Amigos, amici, compari e compagni, resteremo amici per sempre io e voi. Sì, è così. Aspettate! Siamo tutti amici, io sono amico tuo, tuo amico mio, grandi amici siamo qui. Sono Daci! Amico! Collega! Oh. Puoi dirlo in mille modi, quel che conta lo sai. Rafiki! Sei grande tu! Siete splendidi amici voi, e così anche tu. Sì, è così, siamo tutti amici, io sono amico tuo, tuo amico mio, grandi amici siamo qui. Oh, santo cielo, è lui! Ciao, Fan, sono il tuo Luke numero uno. O meglio, ciao, Luke, sono il tuo sindaco numero uno. No, è meglio... Salve, sindaco. Avrei un piccolo problemino. Oh, no? Un piccolo problemino? Che disgrazia! Di che si tratta? Non posso attraversare il fiume. Il temporale ha distrutto il ponte. Accidenti! Il ponte è fuori uso! Ryder, tu e la Paw Patrol dovete fare qualcosa! Tranquillo, Luke. La Paw Patrol sta arrivando. Proprio come la tua canzone, Luke. Star lì a aspettare. Correre tutto il giorno no, non va. A volte è bello stare lì a aspettare. Ah, grazie! Vi attenderò qui, allora! Ryder! Dobbiamo salvare il concerto! Contaci, Rubble! Sky, Zuma, raggiungeteci al vecchio ponte! Il temporale lo ha distrutto! Aiutiamo Luke a trasportare l'attrezzatura oltre il fiume! Ricevuto, Ryder! Prendiamo subito il volo! Tuffiamoci dentro! Marshall! Eh? Vieni qui e aiuta con i lavori di pulizia! Sì, non aspettavo altro! Ciao, Luke! Ti faremo attraversare in un batter d'occhio! Luke Stars in persona! E dobbiamo salvarlo! Sky, tieniti pronta con il cavo! Ricevuto! Zoom, usa l'Overcraft per portare la sua attrezzatura! Sempre pronto, Ryder! Cacciavite!
Ottimo lavoro, Rocky! Tempismo perfetto! Senti, Chase, assicurati che tutti raggiungano subito il loro posto. Nessuno deve infastidire Luke nel backstage prima del concerto. Non avrà tempo per rilasciare autografi o fare fotografie. Ryder, il palco è quasi pronto. Dov'è la nostra star? Sta attraversando il fiume adesso. Non ci vorrà molto. Magnifico! A dopo! Oh, cicaletta! Tra poco Luke sarà qui! Non vedo l'ora di chiedergli l'autografo e di fare una foto con lui e... Salve, sindaco Goodway! Segua questi coni fino al suo posto! Oh no! Io l'aspetterò nel backstage per farmi rilasciare un autografo e scattargli delle foto! Nessuno può entrare nel backstage! Ordine del sindaco! Ma io sono il sindaco! Voglio solo farmi una, due, tre o 30 foto con Luke! Cicaletta, per favore! Desolato, ma queste zampe difendono la legge. Forse dopo il concerto. Tira su, Sky! Procedo! Zuma, prepara l'overcraft. Arriva l'attrezzatura di Luke. Sempre pronto, Ryder! Sì, bello! Ok, Luke, adesso tocca a te. Non aspetto altro. Grazie, Sky. Adesso bisogna accompagnare Luke al concerto. Accidenti, chi è? Stanno tutti aspettando che inizi il concerto? Ryder, tra quanto arriverete? Tra poco, sindaco Goodway! Se solo Cicaletta avesse provato il suo ballo del qua qua, avrebbe intrattenuto tutto il pubblico! Non si preoccupi, so io cosa fare fino all'arrivo di Luke! Buonasera a tutti! Luke Stars arriverà tra poco, ma nell'attesa facciamo un caloroso applauso a Rabo e la band Bon Patrol! Cuccioli, patuffoli, se mi chiami ho voglia di ridere, ascoltami, starò sempre con te. Papa Boogie! Sta per arrivare il nuovo Papa Boogie 2, Extra Dance Super. Ho sentito che è sul treno di oggi. Lo sappiamo, Chase! Zampa avanti! Io sto giocando al vecchio Pop-Up Boogie! Vuoi provare anche tu? Ma certo! Balliamo il Boogie! Balletto Boogie! Balletto Boogie! Balletto Boogie! Niente male, Sky! Sky, mi dici come riesci a seguire tutti i passi senza sbagliare? Piccolo trucco! Quando faccio un passo per la prima volta, dico la sequenza ad alta voce, così! Destra, avanti! Destra, dietro! Destra, avanti! Destra, dietro! Ce l'ho fatta! Sei pronto per la mossa finale? Conta rotola! Siete passati al livello successivo! Sì! Ho bisogno di una pausa! È arrivato il nuovo Pop-Up Boogie! Deve arrivare proprio oggi! Non vedo l'ora! Ho perfezionato il mio modo trottola! Guardate! Bella presa, Ryder! Forza avanti! No!
non stancarti, balla così, balla così. Balla il bow bow boogie, balla il bow bow boogie, balla il bow bow boogie. Grazie, sindaco. Balla il bow bow boogie. Forza, ippopotami, ballate come me. Oh, ehi! Con questo è meglio! Ehi! Eh? Ops! Meglio non ballare vicino al tendone! I cuccioli stanno riparando le cose che avete fatto cadere! Andiamo! Un bel calcio e via! Periscopio! Oh, Alex è troppo piccolo per guidare quegli ippopotami enormi! Oh! Ehi, è davvero forte! Resisti, Alex! Sto arrivando! Salvagente! Grazie! Oh! Quella strada va verso il ponte pericolante! Devo chiamare Ryder! Tutto a posto, Ryder! Scala dentro! Ehi, aspettatemi! È molto alto quassù! Ehi! Grazie, Ryder! Lo spettacolo può cominciare! Ma credo che a Marshall serva ancora un po' di pratica! Ciao, Zuma! Hai recuperato gli ippopotami? No! Sono spaventati a morte e stanno andando verso il ponte pericolante! Oh no! Quel ponte è in pessimo stato! Oh, i miei ippopotami lo faranno crollare! Stiamo arrivando, Zuma! Rubble, ho bisogno del tuo aiuto! Rubble come un razzo! Tornate indietro! Ehi, fermatevi! Come va, Zuma? Non va bene, Ryder. Vanno verso il ponte e sono molto veloci. Dobbiamo tenerli lontani dal ponte. Rubble, riesci a spingere in mezzo alla strada quel tronco? Certo che posso! Vediamo un po' cosa fanno gli ippopotami adesso! Wow! Gli ippopotami sono troppo grandi! Se solo ci fosse un modo per attirarli! Io so come! Raimund ha detto che gli ippopotami vanno pazzi per le ninfee! E io so dove trovarne un po'! Ok, andiamo a cercare le ninfee, allora! Zuma, usa il salvagente per raccoglierle! Salvagente! Prese al primo colpo! Yuhu! Sì! Bel colpo, Zuma! Zuma, sbrigati! Questo sì che è il vero potere dei fiori! Ovviamente, non ci sarebbe stato lo spettacolo senza la coraggiosa Paw Patrol! Sì! In ogni occasione per gli ippopotami, noi siamo a disposizione! Sì! Hai detto bene! E ora vi presento un numero incredibile! L'ippopotamo Daisy e le sue magnifiche cucciole! Ora aspetti, i suoi ippopotami sono meravigliosi, ma non metteranno di nuovo su quadro la città! Oh, non si preoccupi, sindaco! Ryder e Rocky hanno risolto il problema con... scarpette a cuscino! Vorrei invitare un cucciolo speciale qui con noi ad aprire le danze! Ecco a voi, Zuma! Zuma è proprio un bravo cucciolo! Tutti insieme, che magia! Un bel cagioneria! Prima di tutto non si deve mai accendere il fuoco senza la presenza di un adulto! Esatto! Dunque, troviamo un posto per un falò lontano dagli oggetti che possano prendere fuoco. Come i rami secchi.
Che ne dici di questo posto? Potrebbe andare. Sembra perfetto, Alex. Adesso viene la parte divertente. La buca per il falò. Scaviamo una buca e la delimitiamo con dei sassi, in modo che il vento non sparga le scintille nel bosco. La scavo io! Pala! Scavare è divertente! Sì, uno spasso. Scusi, signor Porter. E dopo, Marshall? Facciamo un tagliafuoco. Ma come facciamo a tagliare il fuoco se ancora non l'abbiamo acceso? No, non dobbiamo tagliare il fuoco. Un tagliafuoco è precisamente uno spazio libero intorno al fuoco. Vicino al fuoco che accenderemo non deve esserci niente di infiammabile. Pala! Ottimo lavoro, amici. Adesso viene la mia parte preferita. La pausa per il pranzo, forse? Non ancora. Bisogna sempre avere l'acqua per spegnere il fuoco. Cannone d'acqua! Nel caso non ci fosse l'acqua, si può usare anche la sabbia. La sabbia? Possiamo accendere il fuoco adesso? Marshall? Luogo adatto per il fuoco, fatto! Scavare buca per il fuoco, fatto! Creare tagliafuoco, fatto! Raccogliere sabbia, fatto! Preparare acqua, fatto! Siamo pronti? Sì! Ryder, abbiamo della legna? Certamente! Dei ramoscelli secchi ed asciutti raccolti proprio qui intorno. Perfetto! Signor Porter può accendere il fuoco! Sono pronto, Marshall! Ecco come si accende un fuoco sicuro. E adesso la parte più importante, spegnere il fuoco. Sono pronto. Se il fuoco è fuori controllo, occorre chiamare subito i pompieri. Anche per un falò da campo bisogna assicurarsi che le fiamme non si propaghino. Forte, quindi per spegnere il fuoco è possibile usare anche la sabbia? Sì. La sabbia e l'acqua sono sufficienti per spegnere i piccoli fuochi. Una bella secchiata d'acqua. E poi controllare che sotto non ci siano carboni ardenti. Così il fuoco sarà davvero spento. È spento, quindi? È sicuramente spento. Alex, ti assegno ufficialmente il distintivo per il fuoco sicuro degli Scout. Forte! Vai, sì! Bravo il mio Alex, ottimo lavoro. Ma non si era parlato anche di un banchetto? Accidenti, il mio secondo distintivo. Potete rimanere a mangiare con noi, Ryder? Molto volentieri. Oh no, sei davvero buffo. Dov'è la mia fotocamera? Eccolo. No. Un cerbiatto. Attenzione, attenzione. Meno male che Rabbo l'ha creato il tagliafuoco. Non c'è niente di infiammabile. Alex, usa le tue conoscenze, presto. Certo, acqua, sabbia. La sabbia e l'acqua lo spegneranno facilmente. Credo che sia stato spento bene. Sento qualcosa. Sembra fumo. Ci penso io. Rabbo come un razzo! Pala! Guardare e annusare per verificare. Meglio controllare per essere sicuri. Ottimo lavoro, Alex. Non credevo di dover usare il mio distintivo del fuoco sicuro così presto. Grazie ancora. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Signora Yumi, vuole che dia da bere ora le sue piante? Non proprio da bere, Marshall. Vorrei che tu dessi loro da mangiare. Eh? Le piante mangiano? Certamente. Alle piante servono i nutrienti, per questo usiamo il fertilizzante. Perciò ho comprato dello Zippy Grow. Questo fertilizzante è davvero molto potente. Guardate. Fantastico! Forte! Ve l'ho detto. Allora, Marshall, potresti spruzzare un po' di Zippy Grow su tutto l'orto? Posso metterlo nel serbatoio? Volentieri. Ma ricorda, solamente una goccia. Ah! Certo, Bettina. Vuoi fare colazione? Ci vediamo dopo!
Ehi, se basta una goccia di Zippy Grow per far crescere un po' di più le piante, allora se ne usiamo tanto, cresceranno moltissimo? Forse, ma la signora Yumi ha detto di usarne solo una goccia. Così dovrebbe bastare. Oh, ehi, cosa è successo all'acqua? Ecco qua, Bettina, dell'ottima... Attenzione! Alex, avevo detto solo una goccia! Mi dispiace, signora Yumi! Oh, oh! Ah! Forse è meglio chiamare la Paw Patrol! Scala! E ora su! Sono pronta! Mi è mancato poco. Quella zucca mi ha quasi ridotta in poltiglia. Robbo entra in azione per salvare la situazione. Come sta, Bettina? Mi sembra un po' stordita. So io come farla riprendere. Chi vuole il mais? Ecco, sta già meglio. Che succede? Oh, oh! Via! Attenzione! Stanno rotolando verso la città! Forza, cucciali! Oh, oh! I pomodori stanno rimbalzando ovunque! È più facile fermarli se vanno nella stessa direzione. Bene, cucciali! Bisogna spingere questi pomodori verso la città! Diamoci da fare! Hi-ha! È ora di radunare la mandria! O forse è meglio dire l'insalata! Yay! Ma Ryder, in che modo riusciremo a farli smettere di rotolare? È la seconda parte del piano! I pomodori possono rotolare, ma se diventano sugo non rotolano più! Bene, Chase! Tocca a te! Rete! Perfetto! Bene, Rocky, con il tuo camion porta subito il bidone dietro la rete. Io farò una rampa per far saltare i pomodori. Subito, Ryder! Bene, così dovrebbe bastare. Vedo i pomodori! Stanno arrivando! Ecco fatto! Bel lavoro, cucciali! Oh, grazie, Ryder! Hai di nuovo risolto il problema! Anzi, due! Due problemi? Certamente! Hai fermato i pomodori impazziti e... Basta aggiungere basilico e origano ed è pronto il sugo per la pizza! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Hey, Rocky! yum! Marshall! C'è ancora una cosa che devi fare con il tuo cannone. Ok, ma dopo aver inseguito quei pomodori mi sento un pochino... cotto. Capito? Pomodoro. Cotto. Andiamo. Al lavoro, mini Paw Patrol. E infine... Eccoli! Li vedo! Corvi! Presto, Gufino! Inseguili! Scusa, amico Pennuto, finalmente festeggiavo fonicamente per la festa dei cappelli! Coprirò anche il capo della mia chiatta con il cappello che ho creato! Capitan Turbot, ha visto dei corvi? Mi dispiace dirtelo, stamattina ho visto svolazzare solo sparvieri. Va bene, grazie. Forza, Gufino, continuiamo a cercare. Li abbiamo trovati, mini patrol. Ottimo lavoro. Ecco il nido. Cali, tocca a te.
Arrampicati lassù! Hai ragione! È meglio che ci pensi io! Ecco il nastro del sindaco Goodway! E ci sono anche molti altri tesori trafugati! La mini patrol ha risolto il mistero! Yo-ho! Oh! Mini patrol! Aiuto! Aiuto! Ah, ah! Presa! Aiuto! Oh, oh! Occhiali! Aiuto! Oh, oh! Rispondi, Ryder! Ho preso la manica a vento, ma credo che Alex abbia bisogno della Paw Patrol in città! Sto arrivando, Sky! Marshall, Chase, incontriamoci sul viale principale! Certamente! Arriviamo! Tieni duro, Alex! Siamo qui! Presto, Ryder! Manda sulla scala, Marshall! Scala! Ah, ah, ah. No! Marshall, attento! Presto, Chase! La rete! Rete! Wow! Grazie, Paw Patrol! Ehi! Ecco il nido! Beh, era un nido! C'è il nostro giocattolo! E anche il mio nastro! E i miei bellissimi bottoni! Grazie, Paw Patrol! Non ringrazi noi! Ringrazi Alex e la Mini Patrol! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Mi dispiace di avervi distrutto il nido, corvi! Forse potremmo trovarne uno nuovo! Servirebbe qualcosa di tondo e soffice! Bene, o proprio qualcosa del genere a portata di testa! Nuova casa, corvetti! Oh? Che dire, i pennuti mi adorano! Bene, atleti! Pronti? Partenza! Via! Che la gara abbia inizio! Ed ecco che Zuma passa in vantaggio! Questa gara fa per Chase! Vincerò io, senza ombra di dubbio! Marshall supera i concorrenti! Attenzione! Delizioso! Oh, cielo! C'è un disastro cocomeroso laggiù! Sì, Cicaletta, puoi fare uno spuntino anche tu! La sosta cocomero è finita e i piloti sono tornati sul percorso! Adesso è Zuma a condurre la gara! Forza, cuccioli, forza! Marshall il primo ad aver superato il quartier generale! Direzione sbagliata. Oh, cos'è successo? Sembra che Marshall si sia ripreso. Megafono! Attenzione, ostacolo sulla pista! Dirigere verso il traguardo! Oh cielo, che corsa emozionante! Aiuto! Oh no!
La mongolfiera del sindaco si è staccata, sbrigati! Mi dirigo subito da te! Cuccioli, ci vediamo al campo da calcio! Ryder ha bisogno di noi! Vediamo chi arriva prima al campo da calcio! Ehi, dove sono finiti tutti? Laggiù c'è il traguardo! Ma che bravo! Vai, vai, che sei il primo! Prendete le funi e tirate! Ti prego, atterra bene! Ti prego, ti prego, ti prego! Sindaco Goodway, siamo a terra, al sicuro! Oh, ha ragione! Cicaletta, siamo salve! Adesso tornate alla gara, cuccioli! Non è ancora finita! Vi conviene sbrigarvi, cuccioli. Alex sta per tagliare il traguardo. Combattuta! Wow! Chi ha vinto? Chi ha vinto? Ho fatto una foto all'arrivo. Guardi! Il vincitore è... Alex! Ce l'ho fatta! Ho vinto davvero! Bravissimo, Alex! Bravo, Alex! Scusa, Alex, ti sei fatto male? Ma no! Casca allacciata e pronto ad andare! Grazie per essere venuti. Cali è lassù. Posso provare con la scala? È troppo pericoloso arrivare lassù con la scala. Forse è più facile provare a farla entrare nella cuccia per gatti di Sky. Posso aiutarti anch'io, Ryder? Lo so che puoi, Alex. Ma adesso aspettiamo di vedere se Sky raggiunge Cali. Va bene, Sky. Vediamo se Cali riesce a entrare nella cuccia per gatti. Ora metto la cuccia per gatti in posizione, Ryder. È difficile. Devo essere molto precisa. Sky, Cali è troppo spaventata per entrare lì dentro. Dobbiamo pensare a qualcos'altro. Ricevuto, Ryder! Metto a posto la cuccia per gatti e passiamo al piano B! Il piano B? Wow! Ma quale piano B? Il piano B è Marshall con la scala. Pronto, Marshall? Ma certo, Ryder! Non aspettavo altro! Sono Marshall. Sono venuto per portarti giù. Coraggio, adesso scivola verso di me. Ti prendo io. I miei salvataggi finti non sono emozionanti come quelli che fate voi. Ci sei? Coraggio. Ehi! È questo? Ehi! Ti aspetto le luci! Permette di aiutarla. La poverina è troppo spaventata. Dobbiamo convincere Cali a scivolare dal tetto, Marshall. Lo so, ma come? Ryder, mi è venuta un'idea. Aspetta, Alex. Dobbiamo capire come far scendere Cali dal granaio. Io credo di sapere come fare. Se solo avessimo qualcosa che costringesse Cali a scivolare giù. Signora Yumi, lei ha qualche idea? No, mi dispiace, Ryder. Cicaletta, Bettina, a voi viene in mente niente? Lo so io, lo so io! Un momento, Ryder! Lo so io, lo so io! È il gioco preferito di Cali. Scommetto che scenderebbe se Marshall glielo portasse. Ottima idea, Alex! Marshall, prova a portare a Cali il suo topolino. Va bene, non aspettavo altro!
faccia di gatto. Cali, ora scivola verso di me. Ti prendo io e ti darò questo. Vieni qui. Vieni dal tuo topolino. Marshall, hai preso Cali? Stanno tutti bene? Sono tutti sani e salvi, grazie ad Alex. In realtà sono stati cuccioli a fare tutto. Io ho solo dato una mano. Beh, Cali sembra pensarla diversamente, Alex. Oh, grazie! Non c'è di che, Cali! In ogni occasione, noi siamo a disposizione. E vale anche per te, Alex. Alex Patrol! Cuccioli, oggi avete fatto un ottimo lavoro. E Alex, tu sei stato davvero grande. Quindi, ti nominerò membro onorario della Paw Patrol! Wow! Grazie, Ryder! Non c'è di che, Alex! Grazie, cuccioli! Questo è stato il giorno più bello della mia vita! Bravi cuccioli, siete dei bravi cuccioli! Scala su! Ciao Alex, adesso puoi scendere! Io non posso scendere! Ma perché no? Ho un po' di paura! Non preoccuparti, tante persone hanno paura delle scale! Ma non della scala, del dentista! Non c'è nulla di cui debba preoccuparsi, vero Chase? Certamente. Bene, Marshall. Arrivo. Bella presa. Ciao, Alex. Pronto ad andare dal dentista? Ti ci porta Chase con la sirena e tutto il resto. Sì, wow! Con Chase ci vado, ma non dal dentista. Hai un po' di paura? No, no! Io ho moltissima paura! Non fa niente! Tutti hanno paura di qualcosa! Tuoi cuccioli no, però! Ma certo che sì! Ci sono! Alex, se riesco a far fare ai cuccioli qualcosa di cui hanno paura, tu andrai dal dentista? Sì! Vorrei vedere di cosa hanno fuori i cuccioli! Io chiamo i cuccioli! Tu preparati per andare dal dentista! Allora, cuccioli, dobbiamo aiutare Alex a superare la sua paura del dentista. Come? Voglio che facciate qualcosa di cui avete paura. Chi vuole essere il primo? D'accordo, sarò io il primo. Con la Paw Patrol faccio cose spaventose, come penzolare dall'elicottero di Sky o scalare cime ghiacciate. Ma sapete qual è il mio incubo peggiore? No, qual è? Signor Porter, mi dia dei cavoletti di Bruxelles. Te li porto subito, Ryder. Eccoli qui. Grazie, credo. Visto, non è stato così terribile. Bel tentativo, ma non ci credo. D'accordo, lo è stato. Ma anche se mi facevano paura, adesso sto bene. Rocky, tu di cosa hai paura? Dell'acqua. Vai pure, Marshall. Ci penso io. Pompa! Sei pronto, Rocky? Pronto. Adesso puzzerò di cucciolo bagnato, ecco. Marshall ha paura di volare. Non è così male! Attenzione! Un'aquila? Non mi piacciono le aquile! Oh, detesto davvero volare! Forte! Oh, terra! Wow! Non pensavo che i cuccioli avessero paura di qualcosa. Hai visto? Tutti abbiamo paura di qualcosa. Ma certe volte dobbiamo riuscire ad affrontare le nostre paure. Se i cuccioli sono così coraggiosi, lo sarò anch'io. Andrò dal dentista. Bravo! Sì! Complimenti! Alex, aiuti un ultimo cucciolo ad essere coraggioso. Chi? Chase. Lui ha paura del dentista. Ma io non devo andare dal dentista.
Visto? Forse tu potresti aiutare Chase, se vedesse quanto sei coraggioso. Certo che posso! Forza, Chase! È solo un dentista! Entriamo, coraggio! D'accordo! Complimenti, Alex! Hurra! Ciao, Ryder! Ciao, Paw Patrol! Ciao, Alex! Allora, dove sono andati i pinguini? Sono andati da quella parte, e da quest'altra. E poi nonno ha fatto... Oh! Sì, bisogna fare attenzione. Ci sono pezzi di ghiaccio e scatole vuote ovunque. Potremmo utilizzare questo ghiaccio per rinfrescare quei pinguini. Carichiamo qualche blocco di ghiaccio sul camion. Ricevuto, Ryder! Chase, usa il tuo drone per trovarli. Ci pensa Chase, la super spia! Attivare drone! Drone, pinguini, vai! Seguiremo il drone sul mio Pawpad. Seguiamolo! Si corre intorno alla piscina! E non si può scivolare sulla pancia! Ryder, potresti dire a quella gallina in franca di rispettare le regole della piscina? Non è una gallina, è un pinguino! Questo pinguino si sta proprio divertendo! Chase, la rete! Subito! Rete! Preso! Bel lancio! Funziona ogni volta! Bene, pinguino, vediamo la temperatura! Termometro! Apri la bocca! Mi sembra un tantino alta! Prendi questi, pinguino, ti aiuteranno! Ben fatto, ora si sta rinfrescando. È il drone. Chissà che cosa ha trovato. È la prima volta che vedo qualcuno in smoking cavalcare una mucca. È il momento di radunare i pinguini. Wow! Come ha fatto un pinguino così piccolo a combinare un disastro così grande? Fermati in nome della legge! È gelata! Ehi, forse questo ti può aiutare! Ottima idea! Tutti adorano i ghiaccioli, specialmente i pinguini accaldati! Ha funzionato! Puoi dirlo forte! A questo punto portiamo il nostro piccolino nel camion di Marshall. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo catturato tutti e tre i pinguini! Sì, ma il ghiaccio nel camion si è sciolto! Come facciamo a tenerli al fresco? Mi è venuta un'idea! Ecco qui, piccolino! Che cos'è? Perfetto, Everest! I pinguini sono dentro il vagone frigorifero! È troppo grande! Non entrerà! Ci penso io! Spazzaneve! Buon inverno, pinguini! È stato un piacere, amici! Ricordate, in ogni occasione noi siamo a disposizione! Comodi come dei ghiaccioli in un freezer! Può partire! Presto torneranno nella loro casa ghiacciata. Ora che i pinguini sono in salvo, noi possiamo ritornare in spiaggia, amici. Per ringraziarvi del vostro aiuto, ho portato dei gelati. Sì! Ed io uno scivolo portatile. Pronti? Partenza e bagno! Che forza! Scivolato oppure spuntino? Ci sono! Prima lo spuntino e poi lo scivolo!
congelante, cervello congelante, cervello congelato! Ora va meglio. Sei sempre il solito. A quanto vedo hai bisogno di un copilota. Eccomi. Ryder, l'elicottero è sotto controllo. Ottimo lavoro, cuccioli! Appena arrivano Zoom e Rubble andremo a scuola! Prendi, roba cucciolo! Cosa? Oh no! Sky, parti subito con l'elicottero e manda giù l'imbracatura! D'accordo, Ryder! Adesso segui il Paw Patroller! Perfetto, Sky! Ora apro il tetto! E mi calo! È il mio turno, grazie! Un nuovo modo per arrivare a scuola? Ancora, ancora! Che meraviglia! Yuhuu! Ce l'abbiamo fatta! Grazie, Paw Patrol! A presto! Ryder, Alex sta attraversando la strada principale! Ci pensiamo noi! Spero davvero che funzioni. Adesso puoi andare, Marshall. Rullato extra gigante in arrivo per Alex. Apri tubo. È il più grande ordine di frullati che abbia mai ricevuto. Ho dovuto usare 12 frullatori. Tubo chiuso. Sky, tocca a te. Prendiamo subito il volo. Dudu! Gigante Alex, ricordati che il treno non è un giocattolo! Ciup ciup! Hai ancora sete, Alex? Che ne dici di un po' di frullato alla fragola? Oh! Frullato! Aspetta! Quel frullato alla fragola sembra delizioso! Posso averne un po'? Solo un sorso, ti prego! Funziona! Sky, speriamo che stia bene. Scusatemi! Era delizioso! Cuccioli, grazie per aver giocato con me! Nessun problema, gigante Alex! Ma la prossima volta che hai sete, chiedelo a noi il frullato! Te lo porteremo a domicilio! Grazie, cuccioli! Ottimo lavoro, cuccioli! Alex il gigante è tornato sopra le nuvole! Da questa parte, cuccioli dello spazio! Puoi fare il disegno proprio lì, Zuma! Ci penso io! Si va sull'erba adesso! Bene, Zuma! Continua a curvare! Un po' più a sinistra! Sta venendo bene! Perfetto! Ora aggiungi gli occhi. Tre occhi in arrivo. Bene. Uno. Due. Tre. Quattro. Spostati, agnellino, per favore. Ottimo, bene, Zuma. Ora aggiungi l'antenna e sarà perfetto. Ancora nessun avvistamento? Zuma, dobbiamo finire prima che gli alieni smettano di cercare o torneranno a casa. Un ultimo ritocco all'antenna e... fatto! Bel lavoro!
appena in tempo! Gli alieni stanno passando proprio qui sopra! Bene, Marshall! Adesso metti pure il pupazzo al centro del disegno! A quanto pare gli alieni hanno visto il disegno! Il nostro piano funziona! Marshall, lascia il giocattolo e torna qui! Mi mancherai anche tu, signor raggio di luce! Marshall, sbrigati! Aiuto! Oh no! Dobbiamo far uscire Marshall da quei cerchi prima che gli alieni lo portino sul loro pianeta! Robo Cucciolo, porta il Paw Patroller alla fattoria del signor Al, velocemente! Chase, vieni dal signor Al. Ci serve la tua rete di sicurezza. Passa Chase, signore! Sky, devi volare al Paw Patroller e indossare subito le tue ali supersoniche. Vado subito! Wow. Ali! Wow, brava Sky! Ora metti la tuta da volo e interrompi il teletrasporto! Non ti preoccupare, signor raggio di luce, andrà tutto bene! Sono arrivato! Che succede? Guarda Marshall! Lo prendo io! Tieniti pronto, Marshall! Tranquillo, Marshall! Tu dici! È laggiù! No, di là! Aspetta, di qua! Lo prendo, lo prendo! Rete! Sì, ce l'hai fatta! Che volo! È stato fantastico! Ottimo lavoro! So che è stato difficile rinunciare al pupazzo, ma sono sicuro che adesso il piccolo alieno sarà molto contento! Smiley! Abbiamo un problema! Elicottero in vista, Ryder! Ottimo lavoro, Sky! Si sta dirigendo ora verso il centro del ponte! Ci pensiamo noi! Riesci a vederlo, Chase? Negativo! Dietro di voi! Va tutto bene, Chase! Ti ho preso! Ci vuole molto di più per spaventare me! Sì, lo so, Chase! Puoi anche scendere ora. Oh, va bene. Oh, Ali! Oh, no, Smiley! Non il giro della morte! Oh! Wow! A me ci sono voluti anni per imparare! Salve, signor Porter! Ciao, Marshall! Ehi, guarda qui! Niente male il tuo rospo, Alex! Potrebbe anche classificarsi secondo! Questo è Saltino Salterino! E sarà lui a vincere la gara! E invece, il tuo rospo dov'è? Lui, sta arrivando! Almeno spero! Sindaco Goodway, può dirmi per quando è previsto il turno di Smiley? Certamente, Marshall. Vediamo. Oh,
Smiley sarà l'ultimo rospo a saltare. L'ultimo? Sì! Forse può ancora farcela. Chi può ancora farcela? Il mio rospo! Sta venendo qui, in elicottero. Capisco. Aspetta, cosa? Rallenta, Smiley! Rider, ci sono! Benissimo, Sky! È appena in tempo! Oh no, non riesco a vedere! Sali ancora, più in alto! Attenzione! Ce l'ha fatta! Non avevo dubbi! Oh sì, proprio lì! È riuscita a schivare il faro alla grande! Evviva Sky! Il prossimo concorrente è il rospo di Alex, Saltino Salterino! Vai, Saltino Salterino! Rider, sai se Sky sta arrivando? Smiley è il prossimo a saltare! Un momento, Marsha, allora controllo! Sky, Smiley è il prossimo a saltare! Ricevuto! D'accordo, Smiley! Adesso basta con gli scherzi! Scendi! Ah, così va meglio! Stiamo atterrando! Bene, ci vediamo lì! Chase, muoviamoci! Andiamo ad assistere al salto di Smiley! Va piano, Smiley! Siamo quasi arrivati! Oh, ho detto piano! Giù, seduto, fermo! Rider, Smiley è su un'ala! E temo che salterà troppo presto! Vola più basso che puoi, Sky! Chase, sta sotto l'elicottero! È saltato! Ottimo lavoro, Sky! Tranquilli, ci pensa Chase! Megafono! Liberate il passaggio, emergenza! Rospo molto importante in arrivo! Adventure Bay, abbiamo un bel problema! Il portello è bloccato e io mi trovo all'interno della navicella! Ti rintracceremo, Rocky! Anche se siete già usciti dal nostro raggio, c'è un cucciolo che può raggiungervi! Serve un cucciolo che vada veloce come un razzo! Io, Rider! Questo cucciolo ha imparato a volare! Vai, Sky! Vai, Sky! Di banana incastrata nel portello! Devi aprire quel portello alla svelta! La navicella sta per arrivare alla fine della stratosfera! Ricevuto! Usa la tua ala come un attrezzo, Sky! Puoi togliere quella buccia! Ha funzionato! Presto, cuccioli! Arrivederci, Capitano Cordy! Buona missione! Ottimo lavoro, cuccioli! Grazie, Rider! Vi ringrazio, Rider! La missione è stata ripristinata! Grazie infinite a tutti voi! Non c'è di che! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Aiuto! Ottima manovra, Robocucciolo! Sono proprio sotto di noi! Rocky, Sky, è ora! Sì, ce l'ha fatta, Sindaco Goodway! Sì, adesso fallo tu! Ottimo lavoro, Sky! Prendi il controllo dell'aereo! Lo sto stabilizzando! Brava, Sky! Adesso devo solo preoccuparmi di Cicaletta! Ok, Rocky! Ora che sei in posizione, libera Ace! D'accordo, Rider! Ace, ci penso io! Forbici! Oh, grazie, Rocky, grazie! Wow!
Grazie di nuovo! Ben fatto, Rocky! A questo punto ripara il flap! Certamente! Cacciavite! Sistemerò tutto in un attimo! Grazie, Sky! Sei grande! Adesso ci penso io! Ma Ace! E Cicaletta? Certo, Sindaco! Vado a prenderla! Oh, oh! Aspettate! Stiamo andando in stallo! La turbolenza deve averci creato problemi! Sky, sai cosa fare? Lascia planare un po' l'aereo e poi accelera! Ci penso io! Ehi, Rocky, tieniti forte! Sarà necessario far ballare un po' questo aereo! Ma non ho ancora finito qui! Ma fai quello che devi, Sky! Ops! Si è staccato di nuovo! Chi salverà la mia povera piccola gallinella? Inizia l'operazione salvataggio della povera piccola gallinella! Non preoccuparti, Cicaletta, vengo a prenderti! Non posso guardare, ma non posso neanche non guardare! Forse posso solo sbirciare! Vieni qui, gallinella! Il motore è a posto! Per un pelo! Cicaletta! Oh, vola, mia piccola gallina! Vola come non hai mai volato prima! C'è una gallina in caduta libera! Ripeto, c'è una gallina in caduta libera! Marshall, devi andarla a prendere! È in fretta! Sì, non aspettavo altro! Marshall! Fate passare! Ti prendo! Ti prendo! Ti ho presa! Va tutto bene, Cicaletta. Sei al sicuro? Sei spaventata, eh? Ci sono! Che ne dici di cantare insieme? Ottima idea! Ba, 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 ba. Così! Facciamoli insieme! Ba, 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 ba. Grazie, Marshall! Ah, Cicaletta, sciocca gallina! Lo sai che non puoi volare! Finalmente ho finito! Funziona! Grazie, Rocky! Non c'è di che! Grazie, Sky! Brava, voli benissimo! Ci penso io ora! Avete sentito tutti? Ace ha detto che volo benissimo! Sì, abbiamo sentito! E ha ragione! Sei un pilota fantastico! Ottimo lavoro, cuccioli! Più in alto! Più in alto! Più in alto! Adesso tocca! Questo cucciolo ha imparato a volare! Beh, non ancora direi! La Paw Patrol risolverà tutto! Sta calma, Cicaletta, se ci riesci! Ciao, Cicaletta! Ti salviamo in un batter d'occhio! Lo zaino è agganciato, Chase! Organo, tira! La prendo io! Cicaletta è salva! Ti prego, mi fai il solletico! Oh, Cicaletta, bravo! Marshall, sei un eroe! Ottimo lavoro, Marshall! Vieni su! Sei sano e salvo! Cicaletta sta bene, ma quell'aquila ha qualcosa di strano. Non la vedo molto felice. Oh oh, cuccioli! Abbiamo un altro problema. La zampa è annodata ad uno spago ed è bloccata al nido. Una madre che non può volare per procurare cibo ai suoi piccoli è un'emergenza! Serve un cucciolo che vada a liberare l'aquila. Non le farà piacere. Lo so, ma quell'aquila ha bisogno del nostro aiuto.
occorre il tuo aiuto. Ricevuto, Ryder! L'aquila ha dello spago attorcigliato alla zampa ed è bloccata nel suo nido. Devi liberarla. Un'aquila? Va bene. Ali! Prendiamo subito il volo! Allora, Ryder, sono qui! Non è facile, Sky, ma tu puoi farcela. Lo vedi lo spago attorcigliato alla zampa? Sì, lo vedo, è annodato al nido! Bisogna liberarle la zampa! Pensi di farcela? Non c'è altra soluzione! Attento, Sky! Accidenti! Sky! Ok, nuovo piano. Chase, usa il tuo drone per distrarre l'aquila. Tienila occupata mentre Sky si cala nel nido. Ottima idea, Ryder! Ci pensa Chase, la super spia! Drone! Lancio! È la tua chance, Sky! Ok, ci provo! Sì! Evviva! Ce l'hai fatta, Sky! L'aquila è libera! Tu e i tuoi cuccioli siete incredibili, Ryder! Grazie! In ogni occasione noi siamo a disposizione! Aspettate, l'aquila è libera! Il mio drone! Credo sia meglio torni qui! Anche tu, Sky! Ora puoi atterrare! Sky, stai bene? Benissimo, Ryder! Sto tenendo d'occhio la piccolina! È così carina! Carina! Lancio palline da tennis! Cannone d'acqua! Ottimo, Rocky! Per favore, cuccioli, tenete il drago occupato ancora per un po'! Non c'è problema! Ci siamo, Kali! Va a svegliare Katie! Kali! La mia gattina adorata! Ryder! Kali ha rotto l'incantesimo! Katie è sveglia! Ottimo lavoro, cuccioli! Ero sotto un incantesimo! E non è la cosa più strana? Siamo entrati di nascosto per... Un drago gigantesco con gli occhi rossi e le ali enormi! Che sta tossendo sbuffi di fumo! Sì, proprio quello! Questo non va bene! Non preoccuparti, Katie! Ti porteremo via subito di lì! No, intendo dire il modo in cui il drago si lamenta! Ha i baffi arruffati! Ora capisco perché è così irritato. Provo ad arrivare al drago da dietro così gli sistemo i baffi. Ok, vengo giù ad aiutarti. Jet! Ciao, drago. Sta tranquillo. Non voglio farti male. Va tutto bene. Bravo, piccolo. Mi porti a fare un giro? Oh! Ah!
Fammi vedere quei baffi. Ecco! Qui ci penso io. Aspetta, ragazzone. Ta-da! Yuhu! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Ah, grazie, Drago. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Ma senza usare il fuoco, mi raccomando. Io dico che è simpatico come un grande cane dalmata. Via! Che la gara abbia inizio! Ed ecco che Zuma passa in vantaggio! Questa gara fa per Chase! Vincerò io, senza ombra di dubbio! Marshall supera i concorrenti! Attenzione! Delizioso! Oh, cielo! C'è un disastro cocomeroso laggiù! Sì, Cicaletta, puoi fare uno spuntino anche tu! La sosta cocomero è finita, i piloti sono tornati sul percorso! Wow, sembra che Rubble sia in testa! Arriva Rubble, fatevi da parte! Oh! Oh, scusate amici, ci sono questi coni in mezzo, adesso li sposto così potete passare! Sì! Quei coni ci servono per non uscire dal percorso. Attenzione! Oh! 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 Wow! Forte! Scusate, sono uscito dal percorso! Whee! Ho sbagliato strada, sono solo di passaggio! Qui si va davvero veloce! Questo percorso è un po' accidentato! I piloti hanno una montagna di problemi, gente! La montagna di Jake! Direzione sbagliata. Oh, cos'è successo? Sembra che Marshall si sia ripreso. Metafono! Attenzione, ostacolo sulla pista! Dirigere verso il traguardo! Oh cielo, che corsa emozionante! Oh! 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 Aiuto! Oh no! Sky, la mongolfiera del sindaco si è staccata, sbrigati! Mi dirigo subito da te! Cuccioli, ci vediamo al campo da calcio! Ryder ha bisogno di noi! Sono pronto! Venga duro, sindaco! Prendiamo subito il volo! Grazie, Sky! Salve, sindaco Goodway! Oh, Ryder, ti ringrazio! Bene, cuccioli, stiamo per atterrare al campo da calcio! Prendete le funi e tirate! Ti prego, atterra bene! Ti prego, ti prego, ti prego! Sindaco Goodway, siamo a terra, al sicuro! Oh, ha ragione! Cicaletta, siamo salve! Adesso tornate alla gara, cuccioli! Non è ancora finita! Vi conviene sbrigarvi, cuccioli! Alex sta per tagliare il traguardo! Oh!
ho combattuta! Wow! Bene, Zuma, mettiamoci al lavoro! Scivolato ancora più in basso e sta per finire nel canyon sottomarino. Il cavo di Sky non è abbastanza lungo da riuscire a raggiungerlo. Che cosa facciamo? Dobbiamo pensare a qualcosa. Ho promesso al sindaco Goodway che mi sarei occupato di nonno Groover. Ci serve un modo per riportare la statua in superficie. Qualcosa tipo... dei palloncini. Palloncini? Ah, ottima idea, Ryder. È così che sollevano le navi affondate. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Pronto, Rocky? Sono qui, Ryder. Che cosa succede? Il cavo dell'elicottero di Sky non arriva fino alla statua. Che cosa ti serve? Un grosso pallone che vada sott'acqua. Lo legheremo alla statua, lo riempiremo di elio e lo riporterà in superficie per noi. Ho proprio il pallone che fa per te al quartier generale. Grande. Porta il pallone e la bombola dell'elio al porto. Zuma ti aspetta lì. Vado subito. Ecco la bombola dell'elio e il pallone. Grazie, Rocky. Dovrebbe funzionare. Ottimo lavoro, Zuma. È pronta la bombola d'elio, Ryder? Tutto pronto. Zuma, porta il pallone sott'acqua. Lo agganceremo alla statua e lo riempiremo di elio. In questo modo il nonno tornerà in superficie. Coraggio! Ha funzionato molto bene! Fin troppo bene! Un salvataggio perfetto, davvero! Non possiamo farlo volare via! Sky, puoi riportare la statua a casa? Ma certo, Ryder! Ali! Prendiamo subito il volo! Ottimo lavoro, Sky! Ci vediamo al municipio, Ryder! Goodway, vecchi e giovani! Ciao, zio sindaco! Gustavo? Julius e Giustina? Ma non manca qualcosa? Sì, beh, ho mandato nonno Groover a darsi una ripulita e, beh, sembra che sia... È il giorno del bis-bis-bis-bis nonno Groover e non c'è il bis-bis-bis-bis nonno Groover! Guardate, un cane che vola! Nonno Groover! Lo sapevo che la Paw Patrol ce l'avrebbe fatta! Urrà! Il nonno Groover è tornato! Ah, ma certo che è tornato! Ali! Grazie di essere qui, cuccioli. A Capitan Turbot serve aiuto. La luce del faro non sta funzionando bene a causa di un grosso alveare. Ed infine... Sky, tu dovrai usare l'elicottero per portare l'alveare dal faro alla fattoria. Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene, Sky, cala il gancio. Tu trasporterai l'affumicatore e il contenitore fino all'isola. Ricevuto, Ryder! Grazie!
Grazie per essere arrivato così in fretta, Ryder. Grazie anche a voi, cari cuccioli. È un piacere, Capitan Turbot. Puoi metterla giù, Sky. Ricevuto! Rocky l'ha costruita per portare l'alveare. E siamo addirittura arrivati qui senza bagnare. Usiamo l'affumicatore per calmare le api. Ci penso io. Io sono pronto nel caso debba usare la pompa per raffreddarlo. Le api rimarranno tranquille per un po' di tempo. Eccola lì, l'ape regina. Se mettiamo la regina qui dentro, le altre api la seguiranno. Adesso manca solo il vostro bel alveare. Ecco qua. Sposteremo la scatola più tardi, quando tutte le api dormiranno. Ape che dorme non punge pesci. Fai la ninna, bella petta, non mi punger, per favore. Oh, che dolci. Facciamo piano. Bene, Sky, tocca a te. Prendiamo subito il volo. Cala il gancio qui sotto. In arrivo. Ottimo. Ecco fatto, portalo via, Sky. Finalmente le api saranno felici di ronzare per campi pieni di broccoli. Beh, almeno a qualcuno piacciono i broccoli. È la grande aquila! Mi ha preso di mira! Devo trovare una soluzione! Queste api contano su di me! Ho trovato! Tenetevi forte, apine! Grazie per il pesce, Wally! Quell'aquila avrà una bella storia da raccontare ai suoi amici! Sky, mettilo vicino agli altri alveari. Piano, vai così, perfetto. Grazie, Sky. Sicuramente alle api piacerà molto stare qui alla fattoria. Non c'è di che. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo spostato l'alveare. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Stanno dormendo. Adesso lascio che si ambientino e domattina aprirò le gabbie. Buongiorno, signor Al. Come stanno le nostre amiche ronzanti? Guardate. Forte! Le piace proprio quel melo! Sta giusto succhiando il nettare dai fiori del melo! Poi riporta il nettare raccolto all'alveare e lo trasforma in... miele! Che cosa ne pensi, Ryder? Possono assaggiarlo? Beh, sono stati dei bravi cuccioli oggi! Chi vuole dei biscotti con del miele appena fatto? Qua giù, Sky! I conigli non resisteranno a queste carote. Ne stanno arrivando altri due, Chase! Megafono! A tutti i conigli, attenzione! Abbiamo portato delle gabbie con dentro dei comodi letti per portarvi nella vostra nuova casa! E dentro ogni gabbia ci sono delle ottime carote ad aspettarvi! Funziona! Oh, sono così teneri! State comodi, piccolini! Questo cucciolo ha imparato a volare! Ciao! Ciao! Ciao. Saranno anche carini, ma a volte creano molti problemi. Oh, oh. Non vedo l'ora di fare un'ottima insalata fresca con dei
Conigli? Oh! Cattivi conigli! Non si fa! Conigli! Oh, 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 oh! Li abbiamo presi tutti! Sembra che Bettina sia nei guai. Sbrighiamoci! Oh. Che mucca pipona che sei! Non ti preoccupare, coniglietto. Sei al sicuro qui. Salve, signor Porter. Ryder, adesso ce l'ho io un problema con i conigli. Sono proprio ovunque. Ti dispiacerebbe venire qui e in fretta? Stiamo arrivando. Oh no, non ci provare! Oh! Dov'è finito? Oh. Ah. Conigli cattivi, non dovreste stare qui. Adesso ti metto qui con... E dove sono andati? Lasci che l'aiuti, signor Porter. Una cucchiaiata di conigli. Bella idea, Rubble. Non vi preoccupate, c'è un posticino perfetto per voi due. Cosa? Altri conigli? Oh! Oh! Sono troppi conigli per la mia pala. Ho un'idea. Signor Porter, potrei avere un po' della sua deliziosa torta di carote? E la porto subito. Ah? Grazie. Venite a mangiarla? Chase, ci serve la tua rete. Rete! Ottimo lavoro, Chase. Li avete presi! Sì, i grattini. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Portiamo questi conigli in un posto dove non creeranno problemi e dove saranno tranquilli. Mi mancherai! E anche tu! Anche tu! Tu e anche tu! Penso che saranno molto felici di stare qui. Chi è che mi fa il solletico? Ma ciao, piccolo coniglietto! Le carote di Yumi sono davvero molto buone. Ora capisco perché c'erano così tanti conigli. Mi ha seguito fino a casa, Ryder. Possiamo tenerlo, per favore? Credo che un coniglietto possiamo tenerlo. Grazie, Ryder, sei fantastico! Beh, siete stati tutti dei bravi cuccioli. Sì! Sì! Che cuccioli! Bravi più che mai! Oh, va bene. Forza, Marshall! Corri, Marshall! La prendo! Oh. Oh. Che faccia tosta quell'aquila! Ci ha rubato la palla! Non si preoccupi, la recuperiamo subito. Sta andando al nido sulla montagna. È davvero in alto! Hai ragione, Sky. Usa il tuo elicottero per distrarre l'aquila, così Everest raggiungerà il nido. Prendiamo subito il volo! Insieme ad un'aquila? Everest, ci servirà il tuo arpione per riprendere la palla. Ghiaccio, neve, io sono pronta! Bene, Everest! Non possiamo andare più avanti di così o l'aquila ci vedrà. Spero proprio che la palla sia nel suo nido. Allora, Sky, è ora di distogliere l'attenzione dell'aquila da Everest. Bene, adoro giocare ad acchiapparella volante con un grosso rapace che ha un grosso becco. Ci vorrà solamente una bella dose di coraggio. Andiamo, aquila! Prova a prendermi! Ma non farmi male, Everest, è il tuo turno.
sale sulla montagna. Sky, distrai l'aquila. Certo, la distraggo e la confondo. Ci sono quasi! Arrivata! Ryder! Sky! Ho trovato la palla! L'aquila l'ha presa per farci giocare i suoi due piccoli! Ben fatto, Everest! Ma adesso torniamo al campo! In fretta! Ma non possiamo lasciare questi piccolini senza un giocattolo! Hai ragione! Sky, hai qualcosa nel tuo elicottero che potrebbe diventare un giocattolo per i piccoli? Certo! Porto sempre il signor Topino con me! Mi mancherà! Ma alle scimmie serve il nuovo tendone e ai piccolini serve qualcosa con cui giocare! Grazie per il gesto generoso, Sky! Everest, siamo pronti a rimettere la palla in gioco! Presa! Non vi preoccupate, c'è un nuovo giocattolo in arrivo! Topino in avvicinamento! Non c'è di che, Aquilotti! Vieni a prenderla. Oh no! Scusate, amici. Non fa niente, Rocky. La Paw Patrol non si abbatte facilmente. Rimontiamo. Coraggio! Sì! Vediamo se la Paw Patrol riesce a dribblare queste. Sì! Abbiamo pareggiato! Uh-huh! Sì! E questo? Lo prendo io! Goal! Credo di sapere chi ha portato quelle talpe. Ma prima voglio assicurarmi che voi due stiate bene. Marshall! Ci penso io, Ryder! Raggi X! Sembra che la zampa sia slogata. Ha bisogno di qualche minuto di riposo. Sono rimasti Rocky, Chase e Zuma. È arrivato il momento delle riserve. Sì! Tocca a noi! Coraggio, cicaletta! Ci sentiamo meglio! Facci giocare! D'accordo, cuccioli, tornate in campo! Go! Ah, ci picchia! Di nuovo parità! Sai cosa devi fare? Ecco, quel pallone non può essere più riparato, sciocco gattino. Fortuna che io ne ho un altro. Sinistra, destra, zigzag. Preso! Ehi! Ai! La zampa! Di nuovo! Il telecomando mi ha dato la scossa! Oh oh! Sky, usa il tuo elicottero per andare a riprendere quel gatto. Marshall, fai una lastra al pallone per vedere come fa a volare. Forza, Marshall! Agganciati! Va bene, vai piano! Non andare veloce! Raggi X! È elettronico!
Marshall, salva il gattino e dagli un calcio a razzo in direzione del mare. Ricevuto, Ryder! Ottimo lavoro, cuccioli! La partita è in pareggio e Rubble sta ancora male. Un altro calcio a razzo, Marshall? Evviva! Sì! Corri, corri! Vai! Lo prendo, lo prendo! Sì! Vai! Tocca a me stare qui! Incredibile! Sì! Tosta, quell'aquila! Ci ha rubato la palla! Non si preoccupi, la recuperiamo subito. Sta andando al nido sulla montagna. È davvero in alto! Hai ragione, Sky. Usa il tuo elicottero per distrarre l'aquila, così Everest raggiungerà il nido. Prendiamo subito il volo! Insieme ad un'aquila? Everest, ci servirà il tuo arpione per riprendere la palla. Ghiaccio, neve, io sono pronta! Bene, Everest. Non possiamo andare più avanti di così o l'aquila ci vedrà. Spero proprio che la palla sia nel suo nido. Allora, Sky, è ora di distogliere l'attenzione dell'aquila da Everest. Bene, adoro giocare ad acchiapparella volante con un grosso rapace che ha un grosso becco. Ci vorrà solamente una bella dose di coraggio. Andiamo, aquila! Prova a prendermi! Ma non farmi male, eh! Everest, è il tuo turno! Arpione! Everest sale sulla montagna! Sky, distrai l'aquila! Certo, la distraggo e la confondo! Ci sono quasi! Arrivata! Ryder! Sky! Ho trovato la palla! L'aquila l'ha presa per farci giocare i suoi due piccoli! Ben fatto, Everest! Ma adesso torniamo al campo! In fretta! Ma non possiamo lasciare questi piccolini senza un giocattolo! Hai ragione! Sky, hai qualcosa nel tuo elicottero che potrebbe diventare un giocattolo per i piccoli? Certo! Porto sempre il signor Topino con me! Mi mancherà! Ma alle scimmie serve il nuovo tendone e ai piccolini serve qualcosa con cui giocare. Grazie per il gesto generoso, Sky. Everest, siamo pronti a rimettere la palla in gioco. Presa! Non vi preoccupate, c'è un nuovo giocattolo in arrivo. Topino in avvicinamento! Non c'è di che, aquilotti! Ecco il pallone, è un po' graffiato, ma rimbalza ancora benissimo. Bravo!
Rider! E grazie Paw Patrol! Avete salvato la partita e anche il nostro bel tendone! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! L'occasione perfetta per una merenda! Biscotti al fegato! Li voglio anch'io! Deliziosi! Sotto, sono pronto! Ma questa è pizza con la salsiccia di fegato! Vieni a prenderla! Oh no! Scusate, amici! Non fa niente, Rocky! La Paw Patrol non si abbatte facilmente! Rimontiamo! Coraggio! Sì! Vediamo se la Paw Patrol riesce a dribblare queste! Abbiamo pareggiato! Woo-hoo! Sì! E queste? Lo prendo io! Goal! Credo di sapere chi ha portato quelle talpe. Ma prima voglio assicurarmi che voi due stiate bene. Marshall! Ci penso io, Rider! Raggi X! Sembra che la zampa sia slogata. Ha bisogno di qualche minuto di riposo. Sono rimasti Rocky, Chase e Zuma. È arrivato il momento delle riserve. Sì! Tocca a noi! Coraggio, cicadetta! Di questo croccantino, micetto? Cosa? Pollo, c'è stato contatto! Pollo Foggy Bottom! Ci sentiamo meglio! Facci giocare! D'accordo, cuccioli, tornate in campo! Go! Ci picchia! Di nuovo parità! Sai cosa devi fare? Cosa è successo? Ecco, quel pallone non può essere più riparato, sciocco gattino. Fortuna che io ne ho un altro. Sinistra, destra, zigzag. Preso! Hey! Ai! La zampa! Di nuovo! Il telecomando mi ha dato la scossa! Oh-oh! Sky! Usa il tuo elicottero per andare a riprendere quel gatto. Marshall, fai una lastra al pallone per vedere come fa a volare. Forza, Marshall! Agganciati! Va bene, vai piano. E non andare veloce! Marshall, salva il gattino e dagli un calcio a razzo in direzione del mare. Ricevuto, Rider! Uno, due, tre! Ops! Oh no! Fermo, gattino! Non voglio perdere un passeggero! Ottimo lavoro, cuccioli! La partita è in pareggio e Rubble sta ancora male. Un altro calcio a razzo, Marshall? Evviva! Evviva! Come può vedere, ormai siamo pronti per la giornata! Bello sport!
Sta bene, Sindaco Goodway? Oh, sì, tutto bene. Sono soltanto un po' confusa. Non era estate solo qualche minuto fa? Strafortissimo, Ryder! Mi scusi, Sindaco, tra circa 2 minuti saremo in onda. 2 minuti? Oh, cielo! Cicaletto, è ora di prepararsi! Do il benvenuto a tutti alla giornata dello sport di Adventure Bay! Abbiamo avuto un tempo un po' imprevisto, ma speriamo che sia adeguato alla nostra prima gara, la corsa! Ehi, noi ci stiamo muovendo! Niente male, passiamo ora al lancio del martello! Mi si è girata la lingua! È stato divertente! Ryder è un vero disastro! La Paw Patrol deve intervenire! Ci sono! Trasformiamo la giornata dello sport nella giornata degli sport invernali! Che ne dice, Sindaco Goodway? Diamo inizio ai giochi di nuovo! Bentornati a tutti voi a questa nuova giornata dedicata allo sport! Sky ci mostra che c'è più di un modo per superare un ostacolo! Il salto in lungo è diventato la scivolata in lungo! Forza, Zuma, sì! I cuccioli fanno la staffetta sulla pancia! Passate quel testimone! E ora l'evento a sorpresa della giornata! Rumble ed Everest si esibiscono sulla rampa! Un triplo salto doppio! Ci devo provare anch'io! Bel salto, Everest! Sei forte! La giornata dello sport è il mio giorno preferito! Voi cuccioli siete forti! In realtà, Danny X il temerario è forte! Danny X il temerario cavalca di nuovo! Complimenti, cuccioli! Ti ringrazio, Ryder, per aver organizzato i giochi estivi più freschi di sempre! Evviva! Non ci sarei riuscito senza i miei cuccioli. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Aiuto! Va tutto bene. Bene, atleti! Pronti? Partenza! Via! Che la gara abbia inizio! Ed ecco che Zuma passa in vantaggio! Questa gara fa per Chase! Vincerò io, senza ombra di dubbio! Marcia, il super e concorrenti! Attenzione! Delizioso! Oh, cielo! C'è un disastro cocomeroso laggiù! La sosta cocomero è finita e i piloti sono tornati sul percorso! Adesso è Zuma a condurre la gara! Forza, cuccioli, forza! Questa gara è davvero combattuta! È Marshall il primo ad aver superato il quartier generale! La mongolfiera del sindaco si è staccata, sbrigati! Mi dirigo subito da te! Cuccioli, ci vediamo al campo da calcio! Ryder ha bisogno di noi! Vediamo chi arriva prima al campo da calcio! Ehi, dove sono finiti tutti? Laggiù c'è il traguardo! Ma che bravo! Vai, vai, che sei il primo!
Sono pronto. Tenga duro, sindaco. Prendiamo subito il volo. Grazie, Sky. Salve, sindaco Goodway. Oh, Ryder, ti ringrazio. Bene, cuccioli, stiamo per atterrare al campo da calcio. Prendete le funi e tirate. Ti prego, atterra bene. Ti prego, ti prego, ti prego. Sindaco Goodway, siamo a terra, al sicuro. Oh, ha ragione. Cicalette, siamo salve. Adesso tornate alla gara, cuccioli. Non è ancora finita. Vi conviene sbrigarvi, cuccioli. Alex sta per tagliare il traguardo. Combattuta. Wow. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Ho fatto una foto all'arrivo. Guardi. Il vincitore è... Alex! Ce l'ho fatta! Ho vinto davvero! Bravissimo, Alex! Bravo, Alex! Alex, ce l'hai fatta! Ottimo lavoro! Ti ringrazio, nonno! A quanto pare la tartaruga ha sconfitto la lepre. Ma oggi siete tutti dei vincitori. Che bravi cuccioli. Ecco! Bravissimo. In onda tra 3, 2. Buongiorno, Adventure Bay. Oggi il nostro simpatico cucciolo pompiere Marshall tenterà di vincere il premio completando il percorso di salvataggio nel più breve tempo possibile. Sì! Sì! Se ci credi, ce la puoi fare. Se riuscirà ad arrivare alla campana del municipio in meno di 10 minuti, sarà il cucciolo pompiere più veloce di sempre! Sì! Sì! Pronto? Partenza! Sta facendo un ottimo tempo. Sei pronto! Quanto mi rimane? Stai andando molto bene. Sei a 6 minuti. Considerate il fuoco domato. Pompa! Getta d'acqua! Devo arrivare al municipio e suonare la campana. Se ci credi, ce la puoi fare. Oh no! Fuoco! Questo è compito mio! Getto d'acqua! Oh, cielo! Abbiamo evitato un disastro! Ottimo lavoro, Marshall! Grazie! Oh, ma adesso non ce la farò più a battere quel record. Hai ancora 30 secondi. Metticela tutta! Sì, ce la puoi fare! Sì! Se ci credi, ce la puoi fare! Signori, temo che Marshall non ce l'abbia fatta per solo un minuto. Oh, oh, che peccato! Bravo, Marshall! Ottimo lavoro! Sei grande, Marshall! Beh, ce l'ho messa tutta. Hai ragione, tu ce l'hai messa tutta. Ti sei fermato per domare un vero incendio, anche se ti è costato il record.
Questo ti rende un vero eroe, bravo! Congratulazioni! Oh, ma quel premio è per il cucciolo pompiere più veloce del mondo! Non più adesso! Questo premio è per il cucciolo pompiere più coraggioso che esista al mondo! Wow, grazie! Bravo, Marshall! Ottimo lavoro, Marshall! Ce l'hai messa davvero tutta! Grazie, Ryder! E grazie a tutti voi! E adesso dobbiamo festeggiare! Cicaletta, dove stai andando? Hai forse dimenticato che le galline non sanno volare? Oh, aspetta! Nemmeno io! Aiuto! Ma che succede, Ryder? Pensiamo al salvataggio e dopo alle domande. Chase, presto, la rete! Sì, ti prego, salva la mia gallina! No! Ehi, mi piace stare a terra! La porto giù io, signor Porter! Uffa, non vale! Voglio volare anch'io! Wow! L'aiuto io, sindaco! Marshall, attento! Voglio volare! No, Alex, fermo! Forte! Bella presa, Marshall! Ora portami vicino a quell'albero! Ryder, ci penso io a non farti volare via! Rete! Grazie, cuccioli, ma il nostro lavoro non è ancora finito. Sì, che bello! Sto volando! Non è bello! È un po' divertente, ma aiuto! Ti aiuterei, ma la scala non è così lunga! Aiuto! Arriviamo, sindaco! Ma prima devo chiamare al rapporto qualche altro cucciolo. Sbrighiamoci! Bel colpo, Chase! Tranquilli, maialini! Ci penso io a riportarvi a casa vostra! Beh, questo è davvero assurdo! Bene! Dobbiamo scoprire perché tutti volano! Ah-ha! Ecco! Quei raggi misteriosi provengono dall'astronave degli alieni! Alieni? Sono tornati i nostri vecchi amici? Sì! La loro spararaggi traenti si è rotta e tu sei il cucciolo che la riparerà! Sì! Semaforo verde, signore! Riuscirà Apollo a salvare tutti? Restate con noi e lo scoprirete! Ok, è tecnologia aliena! È proprio rotta! Ma io so riparare qualunque cosa! Ho bisogno di uno strumento adatto, come quello! Il secchione? Il coperchio del secchione! Braccio meccanico! Devo solo avvicinarmi un po'! Wow! Stai attento ai raggi traenti! Posso farcela, Ryder! Colla! Aggiustato! Oh, sì! Wow! Che tuffo stupendo! Oh! Arrivo subito, Ryder! Centro perfetto, Ryder! Grazie mille, Sky! Che brava cucciola! Penso proprio che bip bip significhi grazie! In ogni occasione, noi siamo bip bip a disposizione!
Certamente! Siete stati dei bravi cuccioli! Rubble, scava la buca per il dinosauro lì! Ci penso io! Rocky, tu metti la fune qui! Semaforo verde, signore! Martello! Tira! Ancora! Un po'! Facciamo in fretta! Earl sta arrivando! Restate indietro, cuccioli! Oh oh! Non funziona! Qualcuno fermi questo dinosauro! Oh oh! Chase, cerca di seguire il robosauro mentre noi salviamo la signora Wingnut! Ci pensa Chase, signore! Signora Wingnut, se riesce a salire sul tetto, noi la veniamo a prendere! Nessun problema! Sky, devi recuperare la signora Wingnut. Sta sul tetto della roulotte. Prendiamo subito il volo! Obiettivo in vista! Attimo, Sky! Ora fai scendere il gancio! Oh, cielo! Ora, Rubble, con la gru sposterai la roulotte da quella roccia. Pronti al traino! Ryder, ho appena raggiunto il robosauro! Bene, usa il sedile a razzo per salirci su, poi cerca l'interruttore. Ricevuto! Sedile a razzo! Oh, 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 oh. Ryder, ho appena scoperto la causa del malfunzionamento! Nella cabina ci sono delle marmotte che stanno mangiando i cavi! Delle marmotte clandestine? Arriviamo subito! Grazie, cuccioli! Appena in tempo per il mio programma preferito! Un salvataggio fatto, uno da fare! Oh, oh! Ryder! Stiamo arrivando, Chase! Rocky, seguimi! Devi sbrigarti, Ryder! Davanti a noi c'è un burrone e il robosauro non si ferma! Resisti, Chase! Attireremo fuori le marmotte! Rocky, carica il tuo sparanoccioline! Sparanoccioline è pronto! Fuoco a volontà, Rocky! Ci vediamo! Ryder ha funzionato ed ora devo trovare l'interruttore! Presto, Chase! Ci è mancato davvero poco, ma ottimo lavoro! Earl, sono felice di rivederti! Più felice di rivedere te, tesoro! Oh. Eccoti qua! Oh, cielo! Accidenti! Oh, posso vedere la mia casa da quassù? Le impronte arrivano qui e si interrompono! Che cos'è successo? Chase! Yuhu! Chase, sono quassù! Sindaco Goodway, non la vedo! Sono quassù! Come c'è finita lassù? È stato un piccolo alieno verde! Un vero alieno, ha detto! Devo trovarlo subito! Noi siamo ancora intrappolati in questa bolla gigante! Ops, scusi, sindaco! Rete! Pronta, sindaco! Uno, due, tre! Chase!
testa tonda e verde. Ops, è solo un melone. Melone, 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 alieno spaziale, melone... Alieno spaziale! Scusa, non riesco a capire quello che dici. La tua idea di usare una ruota da bici è stata davvero geniale, Rocky. Grazie, Ryder. E questa gruccia potrebbe diventare una buona antenna. Visto che abbiamo finito, posso andare a cercare Chase. Aiuto, aiuto! Per favore! Se ho potuto salvare Bettina e il sindaco Goodwin, allora posso salvare anche me stesso. Carrucola! Preso! Sì! Perfetto! Ma dove sarà finito quell'alieno adesso? Ehi, Chase, come va la ricerca? Bene, ho trovato un melone che in realtà era un alieno e mi ha sparato con il suo raggio a bolle e sono volato in aria come... Ehi, dove è finito quest'alieno? Ciao, Sky, che succede? Abbiamo visite qui al quartier generale. E scommetto di sapere chi è. Arriviamo subito. Il quartier generale somiglia alla sua astronave e sta cercando di farlo volare. Mi dispiace, amico. Purtroppo non può volare. C'è qualcos'altro che preoccupa il nostro piccolo amico verde. Deve essere la sua mamma. Scommetto che sta sentendo la sua mancanza. Non per molto. Rocky, a che punto sei? Ce l'hai fatta? Direi proprio di sì, guarda! L'ha riparata! In ogni occasione, noi siamo a... pipipi... disposizione! Andiamo! Alieno! Wow! Stanno volando su una vera astronave! Quello sì che è forte! Sì! Wow! E se ci vogliamo anche noi è ancora più forte! Che cuccioli! Bravi più che mai! Forte! Tocca a me! È una navicella spaziale! Forse è il nostro piccolo amico alieno! Ehi là, amico alieno! Non credo proprio che riesca a vederti, Marshall! Ehi! È caduto qualcosa da quella navicella! È caduto vicino alla spiaggia! Coraggio, andiamo a dare un'occhiata! Oh, è vivo! Credo che sia un giocattolo! Oh, è così carino! Marshall, Sky, dove siete? È ora di andare a letto! Scusa, Ryder, arriviamo! Arriviamo! Forse dovrei portarlo con me, sai, per tenerlo al sicuro. Giusto, piccolino? Dobbiamo dire ad un alieno che abbiamo trovato il suo giocattolo. Signor Hall, per lei va bene se facciamo un grande disegno sul suo campo, così grande da poter essere visto dallo spazio? No, certo, partecipo volentieri alla missione di salvataggio intergalattico. Cosa? Da questa parte, cuccioli dello spazio! Puoi fare il disegno proprio lì, Zuma! Ci penso io! Si va sull'erba adesso! Bene!
pelle, Zuma! Continua a curvare! Un po' più a sinistra! Sta venendo bene! Perfetto! Ora aggiungi gli occhi! Tre occhi in arrivo! Bene! Uno, due, tre, quattro! Spostati, agnellino, per favore! Ottimo, bene, Zuma! Ora aggiungi l'antenna e sarà perfetto! Ancora nessun avvistamento? Zuma, dobbiamo finire prima che gli alieni smettano di cercare o torneranno a casa! Un ultimo ritocco all'antenna e... fatto! Bel lavoro, Zuma! Appena in tempo! Gli alieni stanno passando proprio qui sopra! Bene, Marshall! Adesso metti pure il pupazzo al centro del disegno! A quanto pare gli alieni hanno visto il disegno. Il nostro piano funziona. Marshall, lascia il giocattolo e torna qui. Mi mancherai anche tu, signor raggio di luce. Marshall, sbrigati! Aiuto! Oh no! Dobbiamo far uscire Marshall da quei cerchi prima che gli alieni lo portino sul loro pianeta. Robo Cucciolo, porta il Paw Patroller alla fattoria del signor Al, velocemente! Chase, vieni dal signor Al. Ci serve la tua rete di sicurezza. Passa Chase, signore! Sky, devi volare al Paw Patroller e indossare subito le tue ali supersoniche. Vado subito! Wow. Ali! Wow, brava Sky! Ora metti la tuta da volo e interrompi il teletrasporto! Non ti preoccupare, signor raggio di luce, andrà tutto bene! Sono arrivato! Che succede? Guarda, Marshall! Lo prendo io! Tieniti pronto, Marshall! Tranquillo, Marshall! Tu dici! È laggiù! No, di là! Aspetta, di qua! Lo prendo, lo prendo! Rete! Sì, ce l'hai fatta! Che volo! È stato fantastico! Ottimo lavoro! So che è stato difficile rinunciare al pupazzo, ma sono sicuro che adesso il piccolo alieno sarà molto contento! Lo so, con l'antenna rotta non posso proprio comandarlo. Cane robot! Un hamburger alla porter con cipolle. Oh, che cos'era? Macedonia di frutta offerta dalla casa? Ma che... Cicaletta! Ryder, aiuto! C'è in giro uno strano cagnolino che sembra impazzito! Ehi! Un momento! Aspettate! Fermi! Fermi! Rocky, il portello della navicella si è appena svitato. Sistemiamolo prima che inizi il conto alla rovescia. Semaforo verde, signore! Uh-huh.
Rider, inizia pure il conto alla rovescia. Ottimo, Rocky. Vi state avvicinando alla stratosfera. 10, 9, 8, 7. Ehi, il portello è bloccato. 3, 2, 1, partenza! No, fermi! Rocky, hai detto qualcosa? Adventure Bay, abbiamo un bel problema. Il portello è bloccato e io mi trovo all'interno della navicella. Ti rintracceremo, Rocky. Anche se siete già usciti dal nostro raggio, c'è un cucciolo che può raggiungervi. Serve un cucciolo che vada veloce come un razzo. Io, Rider! Questo cucciolo ha imparato a volare! Vai, Vai, Sky! Devi aprire quel portello alla svelta! La navicella sta per arrivare alla fine della stratosfera! Ricevuto! Usa la tua ala come un attrezzo, Sky! Puoi togliere quella buccia! Ha funzionato! Presto, cuccioli!